ti viene e ti dice tre cose. Primo, l'annuncio. Lì c'è un annuncio. Signore è risorto. Quell'annuncio che dai primi tempi dei cristiani andava di bocca in bocca, era il saluto, Signore è risorto. E le donne lì che sono andati per ungere il corpo del Signore si sono trovate davanti a una sorpresa. La sorpresa. Gli annunci di Dio sono sempre sorprese, perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese. E così, dall'inizio della storia della salvezza, dal nostro padre Abramo, ti sorprende, ma vai, vai, lascia, vattene dalla tua terra e vai. E sempre c'è una sorpresa dietro all'altro. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci. E la sorpresa è quello che ti commuove il cuore, che ti tocca proprio lì dove tu non l'aspetti. Per dirlo un po' con il linguaggio dei giovani, è la sorpresa è un colpo basso, tu non te l'aspetti. E lui va e ti commuove. Primo annuncio fatto sorpresa. Secondo, la fretta. Le donne corrono, vanno di fretta a dire, ma abbiamo trovato questo. Le sorprese di Dio ci mettono in cammino subito, senza aspettare. Così corrono per vedere, e Pietro e Giovanni corrono, i pastori per la notte di Natale corrono, andiamo a Betlemme a vedere questo che ci hanno detto gli angeli. La samaritana corre per dire alla sua gente, ma questa è una novità, ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, e la gente sapeva le cose che questa aveva fatto. E quella gente corre, lascia quello che sta facendo, anche la casalinga, lascia le patate nella pentola, le troverà bruciate, ma l'importante è andare, correre, per vedere quella sorpresa, quell'annuncio. Anche oggi succede nei nostri quartieri, nei villaggi, quando succede qualcosa di straordinario, la gente corre a vedere. Andare di fretta. Andrea non ha perso il tempo, e di fretta andare da Pietro, è andato da Pietro a dirgli, abbiamo trovato il Messia. Le sorprese, le buone notizie si danno sempre così, di fretta. Nel Vangelo c'è uno che si prende un po' di tempo, non vuol rischiare, ma il Signore è buono, lo aspetta con amore. Tommaso, io crederò quando vedrò
le piace. Anche Signore, ha pazienza per coloro che non vanno così di fretta. L'annuncio, la sorpresa, la risposta di fretta e il terzo che io vorrei dirvi oggi è una domanda: e io che? Ho il cuore aperto alle sorprese di Dio? Sono capace di andare di fretta? O sempre con quella cantilena, ma domani vedrò, domani, domani. Per lo stesso dire domani. Cosa dice a me la sorpresa? Giovanni e Pietro sono andati di corsa al sepolcro. Giovanni il Vangelo ci dice che crede. Anche Pietro crede, ma al suo modo, con la fede un po' mischiata col rimorso di aver rinnegato il Signore. L'annuncio fatto a sorpresa, la carriera, andare di corsa, e la domanda: e io oggi, in questa Pasqua del 18, io che? Tu che? Tu che? Io che? Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio.